Buongiorno ragazzi, in questo video vi racconto quanto ho speso a Los Angeles e vi racconto come è andato il mio mese. Come vi ricordate, sto facendo 12 mesi in 12 città e l'intento è quello di scoprire se voglio o non voglio andarci a vivere. E per farlo devo un po' vivere la città e non fare il turista, ma cercare di mimetizzarmi fra i cittadini. Non è successo il massimo a New York ho fatto il turista. Qua a Los Angeles stranamente sono riuscito a vivere proprio bene, senza strizzarmi, senza vedere tutta quanta la città, passando molto tempo a casa e uscendo, vivendo la mia vita come se fosse a Roma, come se fosse a casa mia. Il mio mese a Los Angeles non è stato un tripudio di produttività. Effetto collaterale della casa: c'era troppa gente, un via vai, nessun tavolo in camera, la sensazione di non essere in casa mi faceva essere più lento. Ma nonostante la lentezza, sono comunque riuscito a rispettare quello che è stato l'intento di fondo di questo progetto, cioè provare a vivere nella città. Il fatto che sono stato a casa, ma anche perché Los Angeles si presta a farmi stare tranquillo, alla fine non ho fatto il frenetico, me la sono vissuta, non ho visto tutto quello che volevo vedere, ma ho vissuto la quotidianità. Senti cane, con l'altro ormai ci ho fatto amicizia, te devi smettere di smettila di scappare, dammi la manina. No. Stavo nel mio quartiere a East Hollywood, ogni giorno mi allenavo, correvo, andavo in palestra, facevo la spesa, cucinavo, mangiavo fuori nel quartiere e tutte quelle cose che faccio anche a casa mia. Oggi comunque abbiamo fatto la spesa da Trader Joe's e adesso il nostro comodino sembra un mini market. Allora ragazzi, ho appena trovato la ricetta perfetta. Pane, burro d'arachidi, crema alle nocciole e banana. In corso qua abbiamo pancake proteici e questa crema divina di cioccolato bianco e cioccolato normale. Allora, però abbiamo gli strumenti sbagliati per fare sti pancake. Vabbè, no, ma ci siamo. Ci sta. No, ma cioè non è cotto. Il quartiere in cui decidi di stare a Los Angeles cambia tutto. Ne parlavo con Stefano nel video delle interviste. Se stai a Marina del Rey o a Venice Beach, vivi una Los Angeles completamente diversa da quella di Brentwood, dove sono stato la mia prima volta a Los Angeles, vicino alla UCLA, che è diversa dall'esperienza di West Hollywood, che è diversa da quella di East Hollywood, che è diversa da quella di Downtown. Questa è stata la mia terza volta a Los Angeles e per la prima volta mi ha fatto impazzire. È una città famosa per non piacere al primo colpo, specialmente agli italiani che sono abituati a piccole città camminabili che girano intorno al centro storico. Los Angeles è l'opposto. Non ha un centro storico, non è camminabile, ti fa passare tanto tempo in macchina. È un'unione di quartieri diversi fra di loro, uniti dall'autostrada. Difficile da comprendere al primo colpo da un italiano, molto americana. Per questo gli italiani generalmente apprezzano di più San Francisco e New York. Un giorno sono andato negli uffici di Discover LA, dove mi hanno regalato i biglietti per i Warner Bros. Studios e per Universal Studios. Sono andato prima ai Warner Bros., il tour è un vero e proprio tour in giro per i vari set, come quelli di Friends, Big Bang Theory, Modern Family, Jurassic Park e un sacco di altri film. C'è la guida che vi spiegherà tutto quanto, indicherà quante le varie cose e vi dirà qua hanno girato questo e quest'altro. È sorprendente quanti film girino negli stessi identici set cambiando le varie cose. Ci sono anche varie sale con i props reali di moltissimi film, tra cui Avengers ed Harry Potter. Molto interessante, ve lo consiglio. Invece, gli Universal Studios sono in realtà un parco divertimenti dove una delle varie attrazioni, che sono comunque molto divertenti, è un tour nei veri e propri studios. Ciao amici, ci troviamo allo Universal Park, che è il parco divertimenti esattamente davanti agli studios della Universal. È un sogno però, guardate che roba, sembra una piccola città. Prima tappa, Krusty Burger. Abbiamo attraversato un po' il parco, abbiamo visto un sacco di cose, ma avevamo troppa fame. E siamo a Springfield in questo momento. Non sapevo che all'interno del parco ci fosse Springfield, i Simpson. Ed è un sogno, è meraviglioso. Se in questo momento io fossi un bambino, questo sarebbe il giorno più bello della mia vita. Sono arrivati anche Yaki e Blink, molto dopo di noi. Ma sono davanti a noi in fila perché ho scoperto che abbiamo biglietti Express, non lo sapevo, cioè non l'ho letto. E quindi c'è scritto Express e quindi in realtà saltiamo le file. Ragazzi, questa cosa è paurosa. I free locker prima della montagna russa di Harry Potter hanno l'impronta digitale per essere attivati. Ti sei aperto questo qua, il 407. Tra l'altro tutti i dipendenti sono vestiti da studenti di Hogwarts. È pazzesco. Ragazzi, è stato bello, ma adesso ce ne andiamo perché a un certo punto anche basta.
Tra i must da fare a Los Angeles non può mancare il surf. Un giorno, con Christian che avete già visto sul canale, siamo andati alla volta di Manhattan Beach a fare un po' di surf. Era la mia seconda volta in tutto, quindi facevo schifo, purtroppo. Mannaggia, stiamo frenando prima piano. Se uno prende l'onda prima di voi, che vuol dire prendere l'onda prima di voi? Se uno è già salito sull'onda, cioè ed è davanti a voi, tu non entri nell'onda. Dopo il surf siamo entrati nel locale jazz famoso perché compare nel film La La Land. Sta proprio là, è uguale, identico. Un'altra meta da non perdere è Malibu. Per arrivare attraverserete una delle highway più famose della California, che attraverso la costa vi permette di vedere dei panorami pazzeschi. Tra l'altro a Los Angeles casualmente mi sono incontrato con due youtuber italiani, Yagi e Blink, e abbiamo passato un po' di giornate insieme, sia a Universal che Warner Bros, tra cui una carbonara nel loro appartamento a Santa Monica con anche ospite americano. Mi trovo in questo momento in un negozio che si chiama Dress for Less. Ce ne sono vari qua a Los Angeles. Non so bene secondo quale criterio li vende a molto meno rispetto agli altri negozi. Perché hanno solo una taglia di ogni cosa. Ok, hanno solo una taglia. Hanno tipo gli scarti degli altri negozi. Sì, esatto, sì. Okay. Comprano tutti gli scarti. Ma c'è roba di... è tipo questo, Levi's, c'è il Klein, yes. Guess. Sì, ragazzi, ma queste scarpe sono molto economiche. $20 per delle scarpe di Guess. Qua abbiamo Levi's a $16. Il problema è la taglia. E comunque, alla fine da Ross ho comprato queste scarpe Tommy Hilfiger, marroni, casual, che mi mancavano. Le ho pagate $25. Siamo partiti con mezzo piatto per un... No, in realtà sono profonde, ok. Allora ragazzi, questa sarà la nostra prima serata qua a Los Angeles. Non ho ripreso niente purtroppo perché eravamo in cerca di rimorchiare. Non ha funzionato purtroppo. Però è bello perché qua, rispetto all'Italia... Oh, io non esco quasi mai la sera nei posti perché sono uno youtuber e quindi non sono molto abituato. Però è bello perché sono posti dove la gente va proprio per conoscere altre persone. In realtà io non ho bevuto niente, ho fatto finta, ho bevuto un sacco di acqua. Però... c'era un nostro amico ormai che faceva Facebook Ads. Nel mondo only few people know Facebook Ads and I'm one of them. Okay? Beh, sembrava uno sborone però, sì, eh. Qua sono tutti, qua la gente si presenta molto meglio che in Italia. Cioè abbiamo conosciuto nuove persone, sì, molto simpatiche. È stato totalmente inutile. Non interessante. Una perdita di tempo. No, non erano interessanti i nostri corpi nudi, ma erano comunque persone interessanti. Non c'era niente di interessante, a parte l'ingegnere. Sarebbe stato interessante parlare di ingegneria con l'ingegneressa. Mannaggia. Passiamo alle spese che ho segnato qua. Di volo ho speso io €300 perché venivo da New York, mentre Mattia ne ha spesi ben 600 perché veniva da Roma. Ha fatto un volo un po' lungo, un po' di scali, un po' un casino, però è arrivato finalmente a Los Angeles e ne ha spesi 600. Di appartamento ne ho spesi 1200, che è molto poco per Los Angeles, specialmente perché eravamo in due. Ho preso questa stanza appunto a East Hollywood, che è una zona che costa un po' meno, la stanza in una casa che non era il massimo. Ci siamo trovati bene in realtà, l'unico problema era la difficoltà nel magari nel cucinare, nel lavorare, perché non era casa nostra condivisa. Le lavatrici, nonostante ci fosse la lavatrice a casa, non erano gratis, le pagavamo $5 a botta. Infatti abbiamo speso ben €25 di lavatrici durante questo mese. Sono soddisfatto di aver speso così poco. I prezzi di Los Angeles non sono così bassi rispetto a New York. Eppure a New York io ho speso più di $3,000 per un appartamento, mentre qua per dormire ne ho spesi 1200. Però a differenza di New York non c'avevo l'appartamento con la vista. C'è uno con un drone qua davanti a noi. Ok. Di internet ho speso €60 con T-Mobile, l'offerta per due persone, l'ho detto anche nel video iniziale. Di palestra, solamente io, ho speso... vabbè.
Come va Matti? Dimmi cosa sta succedendo. Shall. Di palestra ho speso io $50 per tutto il mese in quella palestra molto strana di ginnastica artistica vicino a casa, mentre Mattia faceva jiu-jitsu e non ha speso nulla perché era abbonato, non so come funziona, ma non ha speso niente. Di cibo abbiamo speso pochissimo, abbiamo speso in tutto il mese €550, che è veramente nulla per stare a Los Angeles. Questo per due fattori. Il primo è che uscendo poco per mangiare abbiamo fatto moltissimi pasti a casa cucinando. Inoltre la spesa per fare questi pasti a casa la facevamo non da Trader Joe's, non da Whole Foods che costano un sacco, ma la facevamo nei mini market messicani che erano in zona, che costano ancora meno del supermercato normale. Ho speso $20 per tagliarmi i capelli, vi sconsiglio di tagliarvi i capelli in America, a Los Angeles almeno. Tutti gli italiani sono d'accordo con questa cosa, è difficile trovarne uno buono ed è costoso. Ragazzi, sto andando a tagliarmi i capelli. Ho visto vicino a casa in questi giorni vari barbieri, parrucchieri, tutti un po' rozzi, devo dire. Allora, capelli tagliati, me l'ha fatti molto più corti di quanto gli avevo chiesto. Sono perfettamente geometrici. Guardate un po'. Non mi piacciono per niente. Io gli avevo detto non tagliarle come lunghezza, aggiustami solamente ai lati. Ha preso la macchinetta, ha fatto frum, al lato e quindi niente. Poi di trasporti abbiamo speso €1000. Chi va a Los Angeles fa due cose di solito: affitta una macchina oppure prende Uber. I mezzi di trasporto pubblici praticamente vanno ignorati. Raramente sono utili, ma quasi mai. I lati positivi di Uber sono che non devi trovare parcheggio, vai sempre dove vuoi quando vuoi e non devi guidare, quindi in macchina puoi fare altre cose. Il lato negativo è che non hai la macchina tua. Se dovessi prendere Uber tutti i giorni, tutto il giorno, spenderei di più rispetto a un affitto di una macchina. I lati positivi invece di affittare una macchina sono il fatto che hai la macchina quando vuoi, vai dove vuoi, vai anche lontanissimo e poi torni. Sei molto più libero, però devi trovare parcheggio, devi guidare e prendi le multe se parcheggi sbagliato come ho parcheggiato io. Se siamo presi una multa da €60, perché qua a Los Angeles c'è il parking enforcement, che sono queste automobili tipo di poliziotti ma solo del parcheggio, che controllano tutti i parcheggi sbagliati. Noi abbiamo parcheggiato male alle 8:30 e alle 8:40 già c'era il ticket da pagare. Buongiorno amici, 28 gennaio 2020 ho ricevuto per la prima volta nella mia vita una multa per aver parcheggiato contromano. Non so se è così anche in Italia, io non so nulla di queste cose. La multa è da $65 e per pagarla bisogna andare sul sito che è scritto qua dietro, mettere il codice univoco di questa multa che è scritto qua sopra e pagarla tramite Mastercard. Ragazzi, che pizza! Sono passate 48 ore da quando ho ricevuto la multa e adesso sul sito risulta questa pratica. Sono dovuto andare sul sito www.lacityparking.org. C'è l'opzione paga il tuo parcheggio, la tua multa, devi mettere il numero della tua pratica e ti fa pagare con la Mastercard. Pagata, ho finito. Dal momento che noi non volevamo uscire tutti i giorni, tutto il giorno, non avevamo programmato gite fuori porta, abbiamo detto che ci frega di affittare la macchina, prendiamo Lyft e Uber, entrambi vanno bene, alcune volte uno costa meno, alcune volte l'altro, solamente quando serve spendiamo di meno. E infatti è quello che è successo: uscivamo una volta, due volte al giorno, prendevamo Lyft e Uber, che sono tipo $10 per una corsa piccola, $40 per attraversare la città, ce la siamo cavata. Se dovessi affittare una macchina per un mese a Los Angeles non lo so quanto andrei a pagare. Io da 22enne, quindi minore di 25 anni, spenderei un sacco perché l'assicurazione costa di più. A un certo punto io ho deciso di andare al Joshua Tree Park, avete visto il video, non avevo il mezzo di trasporto per andarci e quindi ho speso €350 per tre giorni solamente per affittare la macchina di Conavis, che era l'unico che conoscevo. L'ho presa proprio all'ultimo momento con la macchina là e quindi è stato costosissimo, in più l'assicurazione totale, più l'assicurazione perché ero un 22enne, un casino insomma. Teoricamente la soluzione sarebbe quest'app che si chiama Turo, che ti permette di affittare le macchine che gli altri mettono a disposizione. Purtroppo con la mia patente Turo non funzionava, va bene così, il sole sta tramontando, sì. Turo sarebbe stata la soluzione migliore perché costa 20, 40, $60 al giorno, lo prendi solamente quando vuoi, è semplicemente più comodo. Ho restituito la macchina, sto andando in ufficio a dare le carte. Mi sento un po' triste perché mi piaceva guidare questa macchina. È facile guidare in America, sono ancora un po' in pericolo pubblico, ma nessun incidente, non ho quasi mai sbattuto da nessuna parte, non ho quasi mai rigato la macchina, quasi. Comunque c'era l'assicurazione massima, pazzesca, meravigliosa, quindi. Tra l'altro ho guidato un sacco, cioè ieri, oggi, questi giorni ho guidato tantissimo, ho speso un sacco di tempo a Los Angeles dentro la città guidando perché c'è traffico, ragazzi, e non si trova neanche parcheggio. Da un lato mi dispiace perché ho perso tempo, dall'altro ho fatto un'esperienza losangelesca per eccellenza di una persona che vive a Los Angeles. Perdere tempo in macchina. Poi ho avuto altre spese, tipo dell'attrezzatura, dei microfoni, delle cose al supermercato, tipo la carta igienica. In tutto ho speso €3400 per due persone per un soggiorno a Los Angeles, a East Hollywood. Mattia mi ha convinto a fare con lui una lezione di jiu-jitsu, perché Mattia fa jiu-jitsu a Roma e a quanto pare c'è una palestra qua a Los Angeles, ce ne sono varie in tutto il mondo, dove lui può andare e la lezione di prova è gratis. E quindi oggi mi vado a fare spaccare di botte a Brazilian Jiu-Jitsu. Non l'ho mai fatto, i miei cugini lo fanno in realtà. Vediamo cosa succede. Arrivato da Gracie Baja, che sta nel posto più malfamato di Los Angeles. We're from Rome. Ok,
Ok, siamo pronti. L'allenamento consisterà in una fase di riscaldamento e poi la lompa di dotta. Allenamento fatto, è stato molto stancante, molto difficile. E sono tutti molto simpatici, non sono ancora abituato a questo contatto fisico molto, molto imponente, molto da fastidio non si abituano. Un giorno sono andato al consolato italiano a Los Angeles per fare qualche domanda su quello che facevano, per chiedere un po' di informazioni sugli italiani a Los Angeles. I consolati sono strutture che offrono servizi ai connazionali. Noi ci occupiamo di tutti gli italiani che sono qui. Offriamo tutta una serie di servizi che in Italia sarebbero offerti da strutture diverse. Appunto, emettere passaporti nuovi. Se ti scade il passaporto e sei qui, non è che puoi tornare in Italia e andare alla questura. Noi celebriamo anche i matrimoni. Se nasce un bambino qui, bisogna registrare l'atto di nascita. Per i turisti che passano di qui, gestiamo le emergenze. Se perdi il passaporto, noi possiamo farti un documento per tornare in Italia, possiamo anche fare un prestito, una promessa di ritorno, cioè noi cerchiamo di dare una mano a tutti gli italiani. Invece siamo qua con Andrea. Beh, io sono il capo dell'ufficio economico e commerciale, difendere e promuovere gli interessi italiani, economici italiani qui a Los Angeles. Allora, voglio vendere il mio prodotto agli americani, come faccio? Voglio partecipare a questa fiera. Non tutti sanno che l'industria cinematografica è la terza economia della città, dopo high tech e commercio. Venice Beach, oggi la stanno chiamando Silicon Beach. Sì. Non c'è mercato al mondo più importante per la Ferrari della città di Los Angeles. Ragazzi, vi ho messo solamente 3 minuti della chiacchierata che ci siamo fatti. In realtà l'intervista intera montata dura 14 minuti, la potete trovare su il mio Instagram TV. Qua il video era troppo lungo, non potevo metterla. Durante il mese sono accaduti 2 fattacci. Il primo è che è morto Kobe Bryant, che era un po' il Totti di Los Angeles. Il colpo è stato sentito in maniera veramente forte. Gli autobus avevano la scritta RIP Kobe e l'hanno tenuta per più di una settimana. E poi è esplosa la questione del coronavirus, che in Italia è stata vissuta come una cosa catastrofica, la fine del mondo. A Los Angeles non l'ho vista così grave, non se ne parlava, le notizie ne parlavano poco. In Italia era l'unica cosa coperta dalle notizie. A Los Angeles no, è stato veramente interessante vedere questa differenza. Questo mese è stato positivo per me perché mi sono finalmente innamorato di Los Angeles. La mia prima volta a Los Angeles non mi era piaciuta. Non avevo la macchina, ero andato con i mezzi pubblici, era stato un casino la mia prima volta. Questa volta invece innamorato della città. L'ho capita finalmente, stare un mese mi è servito. Ho conosciuto tante persone, sono uscito con tante persone anche americani senza anche riprendere. È stato bello. L'unico problema è che sono stato un po' poco produttivo per vari motivi, anche personali, un po' la casa, un po' di tutto. Però nel complesso molto positivo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate della città, dai video che ho fatto uscire. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, mettete mi piace al video, fate le solite cose. Noi ci vediamo con i prossimi video che saranno qua in Costa Rica, dove già vi avverto, non ho vissuto come una persona che ci vive. Ho fatto un casino. Io non so perché, ma sono di nuovo completamente disorganizzata. Stiamo andando in Costa Rica, a quanto pare serve un biglietto di ritorno e non ce l'abbiamo. Non sappiamo come affittare la macchina, non sto facendo uscire video da un sacco di tempo. Come sono arrivato a questo punto? Perché...